gli stagni dei morti antichi. Non credevi che ai morti antichi piacesse la metallurgia, vero? Tutti hanno un hobby ormai. Oh, bene, ponte è crollato. Ora noi deve trovare altra strada per passare il fiume. Certi giorni non vale neanche pena di uscire da cripta. Riconosci la desolazione, Sir Fortescue? È qui che hai condotto in battaglia le tue truppe! 100 anni fa esatti! Se avessi saputo che venivi, avrei fatto una torta. La morte alligna tra questi tristi acquitrini pieni di corpi di soldati massacrati! In realtà, a pensarci bene, uno di quelli eri tu, vero? Oh, io e la mia boccaccia! Sir Dan, ciao! Non te la cavi, malaccio. Ma c'è ancora molto da fare per sconfiggere Zarok e i suoi infernali Fazgul. Posso traghettarti io da qui, ma prima devi aiutarmi. Il mio nuovo assistente robotico, Mechadeth, si è guastato. L'avevo impostato perché mi ripulisse questo campo di battaglia e all'improvviso sento uno scoppio e pezzi meccanici piovono dappertutto. Sapevo che non dovevo comprarlo usato. Fammi un favore e raccogli i pezzi. Ti va? Io devo compilare la garanzia. Oh, e già che ci sei, se vuoi che partiamo, mi devi recuperare la barca. È qui, da qualche parte, chiusa in una rimessa. Non lo so. Dimentichi una rata e quelli ti confiscano tutto. Che stanchezza. Ci serve una vacanza. Non finisce mai la fine. Voglio una pausa. Bravo! Bella mossa, amico!
straniero. Cosa posso venderti oggi? Belle cosine?
il tuo sedere! È tuo cammello! Fatto, Dan, bel lavoro. La barca è libera. Il tuo atteggiamento positivo è di ispirazione per noi tutti. Ora, cosa vuoi prima? Le brutte notizie? Le brutte notizie? No. Niente che si possa chiamare buono, tecnicamente. Brutte notizie. Zaro ha polverizzato il castello di Re Pellegrino e ha fatto sgorgare un fiume di lava che ne sbarra l'entrata. Brutte notizie 2, la vendetta. Per così dire, non posso traghettarti. Faccio solo viaggi di sola andata, è una clausola dell'assicurazione. Perciò potrei anche portartici, ma resteresti solo in una terra desolata. Ma a parte questo, tutto bene. Aspetta, Dan! Come dice mio popolo, c'è più di un modo di montare su cammello. Leggenda racconta di armatura a prova di calore nascosta su Isola del Drago. Se noi mette mani su armatura, noi può camminare nella lava. Ehi, il tuo vermiciattolo parlante ha ragione. Buona fortuna, mio audace ma bizzarro duo di avventurieri. Porterò la barca più su e vi aspetterò alle rovine. Forse punterò il gelido dito della morte a un airone o qualcosa così, non lo so. Ah, a volte in questo lavoro manca la scintilla creativa. La sala degli eroi. Scusate, come posso dire, il vostro nome non è in elenco. Scherzavo! Entrate pure. Fortischè! Bloodmonath Skullcleaver vuole parlare a te! Allora perché tu scrive Fortischè? Stupido occidentale! Quello che io vuole di sapere è... Se questo Zarok così cattivo, perché tu è quello che torna per uccidere lui, eh? Perché tu, Fortischè? Tu, che inciampa su erba come ragazza inseguita di film, oh, storta caviglia, è colpito a... Ah! Morte dritta in occhio con freccia, squish, sglu glu glu glu, senza sangue di nemico su tue mani, eh? Ma io non rancore! Tiene, io presta di te mia ascia di battaglia. Lei sete di sangue quasi come io. Tu non paura! Lei non fa male a te, femminuccia! Mm-hmm.